Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, qua affiancato sempre dal carissimo Kerren. E siamo arrivati a quello che è il secondo match tra Cyberground e HG. Anche se definirlo match, considerato il massacro, infatti, che è stato. Un aggiornamento per chi ci sta seguendo da casa. Sono stati presi degli accordi coi team ed effettivamente la seconda partita della serie verrà giocata a League of Legends. A differenza del Brawliseum, che è stata la prima. Però, battute a parte, la prima partita è stata veramente tanto caotica. Decisamente caotica? Solo caotica la vuoi definire davvero? Considerato quello che abbiamo visto, Base Race, draghi maggiori che spawnano entrambi. Due. È quella la solita, spawnano entrambi. Devo dire tutti e due. Perché abbiamo potuto vedere due in una singola partita. Quando la media dei game adesso è di 27 minuti. 27! E abbiamo visto comunque intorno a quei draghi maggiori delle giocate neanche ottimali, perché il primo drago è stato sprecato perché subito dopo c'è stato un tentativo di Barone Nashor che è andato particolarmente male, e il secondo drago non è stato neanche preso perché il combattimento per il secondo drago ha portato ad una quasi carneficina e poi alla chiusura della partita. No, proprio ho proprio i brividi attorno a quel Barone Nashor, perché vedi Lee Sin che si lancia in mezzo a 5000 HP del Barone Nashor così presto. Eravate in due, dovevi contestare in qualche modo, ma soprattutto non avevi visione. Quando tu utilizzi la tua onda sonica sul barone stesso e vedi che ha 5000 HP, sai che la seconda onda sonica non tornerà mai in tempo, intanto perché devi aspettare il tempo dell'attivazione del colpo risonante e poi il cooldown. Sai che non tornerà mai in tempo per la conquista del barone, quindi provi a buttarti dentro, chiami su di te Brom con le resistenze bonus grazie al buff, cerchi di portare qualcosa dalla tua, ma è comunque ormai troppo tardi. E a questo punto tutto viene delegato alla prossima partita. Vedremo se gli HG riusciranno a far valere di nuovo la loro comunicazione, il loro controllo di mappa, e a portare a casa così la seconda vittoria consecutiva, o se i Cyberground risponderanno con l'1-1. Scopriamolo insieme, perché siamo già in draft, signore e signori, e i lati vanno a scambiarsi. Gli HG Esports a questo giro saranno dal lato blu della mappa contro i Cyberground invece dal lato rosso. Il ban su Fiora fa ben capire quanto timore abbiano nei confronti di Nova Crono, e dopo aver visto quella Camille, sincero, bannatela. Beh, per quanto riguarda la corsia superiore, abbiamo già visto una prodezza particolare da parte di Camille, è vero, ma dall'altro lato penso che da parte di Valkyrie Rides non sia stato giocato al pieno potenziale, ma neanche all'80% del suo effettivo potenziale, spesso distante dalle schermaglie, e in questo va anche colpevolizzata la draft, perché Rides proprio non c'entrava in quella comp. L'hai preso perché era obbligatorio prendere un power pick dalla tua blue side, ma Ryze è comunque un campione che vuole combattere a range medio. E poi vai ad aggiungerci Zilean, Jhin, Xerath, che sono campioni che vogliono giocare da casa propria. Ci metti Olaf, che è un campione che vuole giocare corpo a corpo. Era un minestrone quella draft, se poi ci ripensiamo in senso postumo, ovviamente. E deve essere un attimo più amalgamata la composizione dei Cyberground se vogliono puntare alla vittoria. Stavolta Akali, non bannata, sembra arrivare di nuovo come primo pick, ma per gli HG. Ok, quindi lo vai subito a rimuovere dalle mani dei Cyberground. Considerato quel ban di Cassiopeia, ci potrebbe anche essere una possibilità di risposta in Ryze, visto che non c'è il counter pick principale. Beh, dipende intanto da dove andrà ad essere inserita, e comunque puoi prendere Ryze, è vero, ma comunque Ryze dipende se lo vuoi inserire in maniera alternata alla solo lane di Akali, quindi due lane da danno magico, quindi due lane gestibili con tank che tornano in meta. Ornn, prendi un esempio, c'era stato un over su Ornn, sarebbe stato un pick carino. Miss Fortune selezionata, parlavamo di tempistiche cambiate per quanto riguarda i tiratori. Miss Fortune molto molto forte al momento, molto più aggressiva considerato quello che era anche il ritmo di partita di Cyberground. Volevano provare a aggredire, e nei game precedenti purtroppo sono stati spremuti un po' troppo in early game per permettere uno stile di gioco di quel tipo. Galio è un bel cambio di ritmo. Sì, flexibile, può essere un Galio support, può essere un Galio mid lane. E parlavamo di cambiamento di registro necessario per Crocomux. Qualora dovesse essere Galio in corsia centrale, allora è qualcosa di molto diverso. Curioso di vedere che cosa andranno a selezionare, perché Shox ha di nuovo a disposizione il suo Lee Sin, e penso che sia una scelta obbligatoria in questo momento per diversi motivi, infatti prende Olaf.
Allora, avrei preferito Lee Sin per diversi motivi, e i motivi erano: Akali comunque viene gestita da Lee Sin. Ricordiamo che il Dan Dare, applicando visione sui campioni, riesce a spottare Akali all'interno della cortina fumogena. E Lee Sin fa anche da vettore molto importante per Galio, quindi anche non lasciare Lee Sin al team avversario sarebbe stato interessante. Senza considerare che comunque da parte di Pushin potrebbe arrivare anche Jarvan, volendo tornare ai vecchi antichi splendori della combinazione Demaciana, ma è molto fuori meta attualmente. È una possibilità offensiva però di cui avrebbero bisogno i Cyberground. Vanno come Rakan sulla corsia inferiore. Ok, il pick di Rakan va, non dico a sostituire Jarvan, ma il suo scopo è lo stesso identico: lanciarsi in mezzo alla mischia e avere il follow up di Galio dopo averli riuniti tutti insieme con la propria Suprema. E in questo dobbiamo anche considerare che la corsia inizia a diventare parecchio più aggressiva di quello che abbiamo visto prima, perché non è solo l'alto potenziale di ingaggio, ma è quello che è un vero e proprio bullo da corsia in Miss Fortune a rendere le mani di counter molto più grevi della partita precedente. Miss Fortune ormai abbiamo visto tutti come va ad inserirsi: triplo d'arma di Doran per la dominazione della fase di corsia, per poi portarsi alla build da critico. Viene bannato Lee Sin da parte degli HG, quindi abbiamo comunque il riconoscimento di quanto quel campione possa portare al team avversario. Ashe è stata già selezionata. Ashe viene inserita per vantaggio di gittata contro Miss Fortune e anche per avere un lockdown, per quanto veicolato da una skill shot, su un bersaglio che è immobile. Quindi anche lì può funzionare molto bene come setup, anche per un gank di Olaf. Considerati i banni Morgana e Braum, però ora il problema per Ashe è un altro. Chi cavolo dovrebbe proteggerlo all'interno della team comp degli HG? Ancora devi selezionare il supporto, ma quale supporto ti permette di giocare così tranquillamente contro Rakan, Miss Fortune e Galio? Nautilus Leona. Sì. Sono i migliori campioni nel meta del... migliori supporti del meta della 9.24. Sono due counter diretti di corsia per Rakan, e in questo hanno anche una Suprema in grado di andare a bloccare Miss Fortune e abilitare il follow up con la Suprema di Ashe. Non avevo considerato il picchiare il proprio avversario come un modo per proteggere Ashe, in effetti. è un modo come un altro. E Pushin Fan tira fuori Kha'Zix come jungler. Addirittura. Quindi ok, la Blatt del vuoto torna ad infestare le giungle di Runeterra. Oh, Soraka. Soraka, non avevamo pensato al fatto che Soraka fosse una pessima idea. Però ha delle cure e ha una bellissima nuova skin in questa patch 9.24. Puoi evocare una banana gigante. La vera divinità della banda di evocatori. Esatto. Quello è Shaco. Aspetta, hanno... No! Giocano davvero Shaco support. Oh, quello con Camille in top lane. Oh, mamma. Oh, per Rakan è infernale ingaggiare contro Ashe così. Quella è una lane da Arras continuo. Coltellino di Shaco, ventagliata di Ashe. Coltellino di Shaco, ventagliata di Ashe. Ah, provi a ingaggiare box di Shaco che ti terrorizza e ti permette di essere rallentato da Ashe e inseguito da Shaco. Tra l'altro, un public service announcement: se vedete che un box di Shaco vi sta picchiando, non picchiate il box di Shaco, allontanatevi e basta, per favore. Ornn selezionato per la corsia superiore, quindi tornano effettivamente i tank e va ad affrontare Mordekaiser. Interazione particolare che va fatta notare tra Ornn e Mordekaiser: la fiammata del mantice può bloccare il reame dei morti. Sì, devi avere dei riflessi fantastici. È abbastanza telegrafata, eh? Sì, allora è telegrafata, dipende poi più che altro dalla distanza. Se sei un pochino distante è facile, perché proprio vedi... Perché senti il clunk. Esatto, della... che parte. Se sei vicino, è più complicato. È un attimo più complicato. Ok, mi piace il cambio di tempistica in top lane, ma così anche in corsia inferiore. È totalmente diversa la landa degli evocatori a questo giro. Già. Abbiamo... parlavamo di supporti tankosi e invece no, Nine Pocket Pick tira fuori Shaco support. E lo gioca come un vero main Shaco. Beh. Arrogante, exhausting knight. Non ha paura. Terrorizza lui le persone. Sì, ed è particolare in questa team comp perché... Ok. Noi parlavamo di che cosa servisse per andare a gestire la composizione avversaria e la risposta più ovvia sembrava voler essere un tank. Il tank arriva, ma è Ornn, quindi è un tank che comunque va ad abilitare con la sua Suprema un forte potenziale da teamfight. In un teamfight il DPS che Olaf, Akali e Ashe possono inserire è ottimo. Shaco in tutto questo va a bloccare l'ingaggio frontale, è quello che Shaco fa meglio, perché Shaco può tranquillamente mandare in avanscoperta il suo clone durante la Suprema. Clone tanti danni con l'esplosione adesso sul potere magico, e Shaco support è uno Shaco AP. Per forza di cose, e...
opti solitamente per un GLP 800, quindi è un ulteriore rallentamento all'interno dell'arsenale di rallentamenti presenti in questa team comp. Hai Olaf, hai Horn con la Suprema, hai Ash, adesso hai anche Shaco col coltello, in tutto ciò un GLP 800, Akali con la Gunblade. Già. Mamma mia, provare a fuggire da questi questi HG è veramente difficile. Mi piace, anche perché è comunque una composizione esuberante che riporta nella caoticità più totale quella che è la partita, come abbiamo visto prima. Vi avevamo promesso che la partita si sarebbe giocata a League of Legends, vi abbiamo mentito. Perché comunque sono due composizioni che si vogliono picchiare tanto. Noi sì, siamo un attimo focalizzati su Shaco Support, ma dall'altro lato Mordekaiser, Kha'Zix, Galio Mid, quindi anche lì un Galio che picchia e tanto, Miss Fortune Rakan. Galio Rakan, splendida combinazione di campioni per ingaggiare. Miss Fortune, bullo da corsia che comunque va a transizionare sul danno critico e non ci sono strumenti per impedire alla sua Suprema di fare quello che deve fare la sua Suprema. Non c'è il Brom di turno, non c'è la Leona che appena vede Miss Fortune ultare fiammata solare in testa. In questo devi comunque considerare la capacità di gestione delle sidelane di un Mordekaiser che trova un minimo di vantaggio contro Horn. Horn è obbligato alla maschera abissale come primo oggetto, ma quello contro Mordekaiser Savasandir non è quello il punto. Il punto è che Mordekaiser con il conquistatore funziona bene se trova vantaggio, funziona tanto bene. E Mordekaiser ha visto il suo win rate ultimamente aumentare tanto. Perché? Perché la pressione dei jungler, da che tutti i draghi, i draghi, i draghi, è vero, ma Mordekaiser è il campione che fa valere più di tutti la pressione topside, perché riesce facilmente a conquistare il messaggero della landa di suo, riesce a continuare a premere sulla corsia. Il conquistatore l'ha aiutato tantissimo perché, ok, non hai più il danno puro, oh no, ho letteralmente il doppio della cura di prima, però allo stesso tempo e il doppio delle statistiche. Le statistiche sono importanti, perché comunque dobbiamo considerare che la cura molto efficace in early game, poi post mitigazione tra gli oggetti potenziati dalla forgia e le resistenze bonus che Horn ottiene passivamente, diventa molto debole la guarigione, sì, del conquistatore stesso. Ma le statistiche bonus in early game trasformano Mordekaiser in un vero e proprio bullo da corsia, considerando che con la passiva tu vai a staccare completamente il conquistatore e a mantenerlo attivo. La passiva è anche quello che ti permette di avere un buon controllo sul messaggero. Kha'Zix passerà tanto tempo top lane, o meglio, ci si aspetta che lo faccia dato il matchup. Horn è abbastanza facile da uccidere in early game. Allo stesso tempo, se Olaf si presenta in top lane, i controlli che hanno dalla loro con il knock-up di Horn sono colossali. A sì, confronto con Mordekaiser che ha la semplice presa. Vero. Anche quello è vero. Il gank setup può funzionare molto bene da parte della duo lane degli HG. Matchup Kha'Zix-Olaf. Parliamo un attimo anche di questo, perché comunque stiamo parlando di un assassino. Danno burst da parte di Kha'Zix vuol dire due cose contro Olaf. Trovi Olaf basso in salute, quindi burst e lo uccidi. Trovi Olaf alto in salute, il tuo burst non basta a uccidere Olaf. Olaf ottiene le statistiche bonus perché è basso in salute e ti uccide. Ma signore e signori, entriamo sulla landa degli evocatori per quello che è il secondo match di questa serata. Secondo match della serie tra HG Esports e Cyberground Gaming. Ladies and gentlemen, con il vantaggio degli HG, la parola passa a voi che ci state seguendo da casa. Hashtag HGWin se ti fate per gli HG Esports e volete vedere il 2-0 che li avvicinerà alla salvezza. Oppure hashtag CGGWin se volete che le giovani aquile riportino l'1-1 e quindi se volete un terzo game di quella che è già partita come caotica serie e promette di continuare in modo tale. E il tuo hashtag a chi va? Ah. Considerate solo le draft. HG. Come mai? È una composizione più facile da eseguire. Comunque Horn e Akali possono mantenere una buona pressione in sidelane. Olaf sta giocando contro un assassino, quindi basterebbero anche dei calzari del ninja a bloccarne di molto l'impatto iniziale. E i box sono piacevolissimi quando devi aiutare il tuo jungler. Devi stare attento Shox ovviamente a non permettere ai box di conquistare il buff per Shaco. Sono... ma abbastanza sicuro che in realtà lo voglia lasciare a Shaco. No, sto scherzando ragazzi ovviamente. Però il pull è enorme, anche perché quei due secondi di terrore che adesso applichi ai mostri si fanno sentire. Tornano molto molto comodo. Pushing Fan andrà per il clear completo. Dopo il red buff punterà subito i Krug. Stesso discorso per quanto riguarda Olaf. Con un vantaggio, Olaf più è basso in salute e più è facile andare a pulire i singoli campi.
Olaf, comunque, parlando di inserimenti a livello di gank, la pulizia completa del quadrante inferiore potrebbe voler portare Olaf ad abusare di quella che è la priorità che Counter e MJRD stanno prendendo dalla loro. È importante mantenere priorità in una lane contro Shaco Support, perché negare l'accesso ai cespugli a Shaco significa negare uno degli strumenti di controllo di corsia migliori. Giustamente qualcosa che come Ash puoi andare a sfruttare molto bene, il fatto che l'avversario abbia una corsia più stretta senza la disponibilità di quei bush. E per ora il favore ovviamente andrà nelle mani dei Cyberground, grazie comunque a una Miss Fortune che di wave clear ne ha più che a sufficienza. Deja Vu aggredito nelle fasi iniziali di partita, ma è normale che sia così. Crocomux con Galio ha un enorme vantaggio in questo matchup. E Galio contro Akali torna molto comodo, perché la cortina fumogena non è un efficace strumento difensivo. Lo scudo di Durand ne va a coprire completamente l'area, e durante la provocazione Akali ti attacca, quindi si va a rivelare. È tranquillissimo. Tra quello e la scossa di assestamento è complicato per Akali non solo giocare la corsia, ma giocare poi anche le fasi più avanzate. Akali verrà spesso relegata in side lane. JRD si rende conto che il modo migliore per gestire uno Shaco è disabilitare le sue scatole, i suoi box, e parte addirittura di Trinket Rosso fin da livello 1. Niente visione in early game, però... Beh, ma va bene così per adesso. Comunque ti trovi a negare molta anche di quella che vanno ad applicare gli avversari, non sei triste. Shox nella giungla avversaria, post Argo Granchio, ma abbiamo anche uno spostamento in corsia centrale. Deja Vu è molto vicino alla torre, difficile da aggredire. Però a meno che... C'è un bel knock-up, la provocazione va a segno. Parlavamo della cortina fumogena ed eccola qua, MJRD knock-upato. Subito però torna invisibile la sua cortina fumogena. Shox arriva sul fianco, potrebbe andare a aggredire in 1 contro 3, forse un pochino troppo. Soprattutto in questa fase di partita si salva per un soffio nonostante l'ustione di MJRD. Ma in pocket pick si sposta dalla corsia inferiore per andare a supportare il proprio compagno. Ok, che abbiamo detto che Olaf funziona meglio quando è basso in salute. Questo era un po' troppo estremo come gestione dell'azione. Da solo contro tre i danni sono molto alti. Shaco blocca un attimo la rotazione avversaria grazie ai suoi box, ma niente che in questo momento vada a impensierire questi Cyberground. Ad ora il vantaggio è ancora nelle mani degli HG. Comunque devi considerare il fatto che sì, hai aiutato Galio in questa fase iniziale, ma in tutto ciò non ha potuto farmare, e quel farm che ha ottenuto ha condiviso l'esperienza. Topside invece scambiano tranquilli, non ci sono problemi tra i due al momento. Resistenza magica immediata per Ornn. Quello è uno start particolare, ti fa capire quanto voglia tenere sotto controllo comunque l'impatto di Mordekaiser. Ne parlavamo prima del fatto che la cura viene mitigata dalle resistenze. Prendi subito un Negatron Cloak, hai negato molto del sustain di Mordekaiser. E le statistiche bonus si vanno anche a schiantare, quindi negando praticamente tutto il discorso che abbiamo fatto in draft. Parlando di schiantare, vedi Nocron che lancia per aria Valkyrie con una combo di base. La situazione top lane sarà molto passiva, soprattutto da parte di Valkyrie una volta che Nova Crono ottiene almeno quel Negatron. La maschera abissale, che poi si trasformerà in maschera infernale, è un fondamentale della build di Ornn. Nota che voglio fare, farm attuale dei jungler. Mamma, non avevo ancora guardato il tabellone. Già. E Shox si sta anche permettendo invasione. Quel cespuglio in ingresso ai quadranti blu di giungla, ambo i lati, diventa sempre un posto comodo per andare a piazzare lumi. E va subito per il drago. La perdita totale di priorità, il richiamo di Miss Fortune, il falchetto da ricognizione, il drone in questo caso, per assicurarsi di avere visione in profondità, difficilmente contesteranno questo drago. Tra la box di Shaco, la visione che ha ottenuto Ash, il fatto che sono in un 4 contro 3... Facile, facile preda per gli HG. MJRD che tenta l'ingaggio, viene però prontamente danneggiato pesantemente. Deja Vu a dargli seguito, primo sangue, alla fine finisce le mani di Crocomux. Un 1 per 1 ad ora con la Suprema di Galio, però che prova a rispondere. Shaco fugge via con la box. Più che lui fugge via, aiuta i suoi compagni a fuggire via con Burger Flipper, che richiamo base per lui, e Deja Vu che torna in corsia centrale. Un 2 per 1, hai portato dalla tua il drago. Valido come scambio? Sì, se posso dire la mia, perché comunque stiamo parlando di Ornn in corsia superiore, e se c'è qualcosa di piacevole per Ornn è dare statistiche bonus a un campione che già le ottiene di suo. È un double dipping. Abbiamo visto comunque qui l'ustione di Shaco riuscire a portare a casa la vita di MJRD.
Ma questo è stato quanto per le uccisioni portate a casa dagli HG. Dall'altro lato rispondono bene i Cyberground e si combatte. Ancora una volta si torna in corsa centrale per ingaggiare su Deja Vu. Pushinfan riuscirà a prendere un po' di tempo quanto possibile. Grazie all'invisibilità arriva pure il teletrasporto. Si salva per un soffio e alla fine Olaf viene knockappato. E quindi Shox non trova la kill ai danni di Crocomux. Ma sarà Valkyrie, grazie al teletrasporto, si unisce al fight a portare a casa la vita del jungler degli HG. Non ci voglio credere. Per un soffio. Non so con quanti HP si sia salvato Crocomux, ma è stato piuttosto fortuito come scenario. Ed è un 3-1 adesso, inoltre è una kill per Mordekaiser, che sta subito andando verso il tormento di Liandry. Necessario, MJRD che ingaggia prontamente su questo sciaco. Mortissimo. Non ha più vie di fuga, ha utilizzato la sua Q per passare attraverso il muro. E questa è una delle debolezze di sciaco, sei senza flash, se usi la Q sei sicuro che non verrà ingaggiato? In questo caso no. Anche perché comunque MJRD ha coperto molto bene l'area. Per il resto abbiamo visto un galio di cuore è stato questo, ecco come possiamo definirlo. Perché quella manciata di HP ha permesso a Galio di riuscire a veicolare una kill verso Mordekaiser. E intanto in corsia inferiore la Suprema di Miss Fortune ha decimato la vita del povero Burger Flipper. Nine Pocket Pick era morto, quindi non poteva neanche aiutare il compagno di squadra. Questa lane, questo bullo di corsia, questa Miss Fortune, che neanche doveva prendere la extra Purificazione istantanea a parte di Counter. Vede Shaco sul fianco e dice: famo che non voglio morire in questo giorno. Per quanto lo stun sia di breve durata grazie alla purificazione, è comunque un rischio esporsi così tanto. Hai già ritardato il tuo richiamo base, non vuoi ritardarlo ancora combattendo. Ricordiamo comunque che massimo della gittata, quelli erano 3 secondi e mezzo di stordimento da parte della freccia di cristallo. Era necessario prendere una purificazione in questo matchup. Doppio MC spada. Tentativo di ingaggio nei confronti di MJRD. Adesso no cappato. Doppio no cap che va effettivamente a segno. La fiamma tematica fa tanto danno. La cura però potrebbe salvarlo. MJRD protetto prontamente per mano di questo Galio e di questo Kha'Zix. Pushinfan però si sta esponendo forse un po' troppo. Altra kill regalata a Deja Vu che prende tempo per quanto possibile. Valkyrie Baisvar in pocket pick con sé nel reame dei morti. Otterrà le sue statistiche bonus. Shox all'inseguimento. Potrebbero trovare la kill. Deja Vu con l'attiva della Bilgewater Cutlass otterrà l'uccisione. Scimitarra di Bilgewater che va a tagliare la testa del top lane avversario. Deja Vu porta a casa una preziosa kill e porta a casa anche il doppio potenziamento che quel Mordekaiser aveva dalla sua. Akali col doppio buff è veramente felice, perché significa comunque avere wave clear infinito in corsia. Così inferiore invece, wave clear non bastante per Ashe contro Miss Fortune. Qualcuno ha detto a Counter che Miss Fortune adesso builda 3 spade per iniziare la corsia. Lui si è confuso, sta prendendo 3 MC spade. Ma di questo ne parleremo dopo, perché quello che inizialmente sembrava un'altra overestensione, un altro andare in tunnel vision da parte di Ornn, si è trasformato poi in uno scambio molto buono per questi HG. Tante risorse su Akali, che ha sfruttato bene la cortina fumogena. Purtroppo il balzo con Shuriken non è andato a segno su Mordekaiser, altrimenti avresti portato a casa la sua vita prima ancora di vedere il tuo supporto morire. Poco importa. L'hai ucciso, questo è quello che conta. Adesso hanno provato a inseguire Crocomux, ma alla fine un nulla di fatto. 1000 gol di differenza tra i due team. Non meno così esagerato come vantaggio da parte dei Cyberground, considerato il potenziale di gestione da parte degli HG stessi. Hanno comunque un Ornn per il late game, non è qualcosa da sottovalutare. Ma è un po' che ti costretto al dash difensivo. Sono 2 MC spade, si fanno sentire. Ma viene conquistato un messaggero da parte di Kha'Zix. I danni che le evolute si fanno sentire su un bersaglio isolato. E questo ti permette comunque di conquistare un importante obiettivo. Shox bot side. Ah, c'è la Suprema di Ashe pronta, la purificazione deve ancora tornare fuori cooldown. Ma la rotazione qui da parte di Crocomux e Pushin porta alla mancanza di possibilità di ingaggiare, perché comunque devi contestare l'obiettivo. Potresti ingaggiare per contestare l'obiettivo al massimo, ma Crocomux sta prendendo tempo, zonando quella Akali sul fianco. MJRD che tenta l'ingaggio, va per il knock-up che va effettivamente a segno, ma Olaf è riuscito a rubare il Drago della Nuvola. E per quanto sia stato un 1 per 1 questo scambio alla fine di tutto,
è comunque girato a favore degli HG. E Shaco il pugnale dalla distanza col clone. Nine Pocket Pick ha preso abbastanza tempo, dando poi una kill a counter perché non ha il flash e quindi è limitato nel suo raggio d'azione. Sfinimento, dovevo rivedere l'ingaggio. Counter qui però cerca la kill, la trovela sotto torre? No! Non si può permettere di inseguire l'avversario. Ha comunque il flash, Burger Flipper. Non ha senso correre rischi così grossi quando puoi semplicemente pushare e negare farm al tuo avversario. Ti dicevo, mi piacerebbe vedere che cosa è successo, perché Shaco aveva a disposizione lo sfinimento in uscita dallo scenario. Avrebbe potuto rallentare Misfortune, però qui si ingaggia. Ingaggio su Crocomux, non va a segno, provocata adesso a Kalino, cappata subito dopo. Arrivano Crono per provare a danneggiare pesantemente MJRD. I danni sono molto alti, un ultimo colpo di Q riesce a uccidere il suo diretto avversario. Deja Vu pronto all'inseguimento. Non decide di inseguire perché sa che c'è la provocazione. Pushin fan passo in salute. Un'ultima Q di nuovo a Crono, non va a segno. E alla fine tanca i colpi di torre come nulla fosse. E ha optato per un elmo adattivo. Niente maschera abissale per lui. Ti trovi contro Mordekaiser. Elmo adattivo significa comunque poterne ridurre i gradi. Oh, muore Galio. E muore Ornn. Intanto, rivediamo prima che cosa è successo nel... in questa tana, dove parlavamo appunto della presenza o meno dello sfinimento, no, era tornato all'ultimo secondo, quindi niente, non c'era la possibilità neanche di utilizzare quell'abilità della propria. Quel terrore imposto ad area. Che ansia. Davvero. Niente, niente sfinimento comunque. Aveva anche ottenuto la cura da parte di Ash, peccato quella deviazione perché ha accorciato le distanze tra counter e Nine Pocket Pick stesso. Dicevamo, è morto. C'è stato uno scambio di uccisioni sotto torre tra Crocomux e Nova Crono nella corsia centrale. Ah. E hanno provato il dive. Sono riusciti a trovare il dive, ma hanno trovato anche la kill di ritorno. Landa oceanica. Questo è importante, perché per Shaco avere tutti quei cespugli in più può essere molto grosso. Burger Flipper qua che va a rallentare Pushin. Fan arriva il teletrasporto da parte di Crocomux per unirsi al fight. Volevano ingaggiare su questa Ash, ma è Nova Crono. Preme il tasto teletrasporto e dice no! Cattivi. E adesso è lì in zona di fianco ai compagni di squadra. Drago oceanico. Dovessero trovare l'anima del drago oceanico. Quella per Ash è fantastica. Rivediamo invece che cosa è successo in quel fatidico dive sotto la... perché qui inizialmente si erano salvati tutti. Arriva lo slancio sotto torre e qui è quando tutti erano ancora in vita. Per ora. Per ora. Perché c'è stato poi il reingaggio istantaneo. Però intanto sul server là e sul live muore Misfortune in corsia centrale. E hanno trovato il dive grazie alla suprema di Ornn. E questo è molto importante perché hai comunque preso il flash e la purificazione di Misfortune stessa. Per quanto ci sia l'evocazione di messaggio Landa in corsia centrale da parte di Cyberground stessi, non sono proprio felici di aver perso il proprio tiratore in questo esatto istante. Messaggero inoltre evocato in base, quindi comunque una manovra difensiva nell'andare a gestire la priorità in corsia centrale. Dovrebbe arrivare però la freccia di Ash che va a stordire questo Kha'Zix. Il knock-up di Rakan potrebbe salvare la situazione, invece nulla da fare. Valkyrie va a isolare questo Shaco ancora una volta. Galio sta per entrare, però l'entrata di Eroi che salva la vita di MJRD. E questo è un doppio buff regalato a Crocomux. Deja Vu adesso inseguito, grazie alla provocazione. I danni d'entrata sono molto alti. Costretto a batteria ritirata, questa sarà prima torre per i Cyberground. Counter va a tankarla, tanto... non doveva curarsi di troppi danni in ingresso, aveva anche lo scudo della sovraguarigione. Scambiano. Comunque la prima torre era crollata a bot. Sì. Questa era la seconda torre, quella in corsia centrale. E, la prima torre che cade per gli HG invece è sul lato superiore, in questo scambio tra strutture. Generalmente parlando, continuare a dare risorse a Galio in questo mid game, scambiandole con risorse per Akali, non è una cosa di cui sono un gran fan. Perché Galio va a limitare proprio la funzione di Akali. Galio serve a quello. E scambiare vuol dire che non ti trovi comunque ad avere poi uno scambio alla pari. 600 gol di differenza tra i due team. Continua ad assottigliarsi questo vantaggio che i Cyberground hanno sudato per ottenere. Beh, è una partita molto più a pugni stretti della precedente.
Stavolta non c'è un vantaggio marcato, adesso che ci stiamo affacciando al mid game. Non c'è qualcosa di irrecuperabile, ci sono due composizioni che hanno distribuito bene le risorse. Mordekaiser è grosso per le sidelane, quello è vero. Però Ornn, tra Gambale di Mercurio e Elmo d'attivo, penso lo possa gestire. Non dovrebbe affrontare troppe difficoltà. Tuttavia, ad ora, nessun oggetto che gli permette in maniera efficace di evolversi e ottenere queste statistiche bonus. Drago oceanico ingaggiato per mano di Pushin Fan. Arriva la suprema da parte di Ornn. Il knock-up a segno nei confronti di due. La pressione di Asha vuoto, ma poco importa perché hanno eliminato Count. E questo è fondamentale. Con il knock-up secondario di Ornn riescono a trovare una quadra kill per Olaf, che nel frattempo permette a Deja Vu di zonare Pushin Fan. Ed è un altro drago nelle tasche degli HG. Shox e le quadruple uccisioni all'interno delle sue partite. Neymar mori con Iq Duo. Prima con Lee Sin, adesso con Olaf. Performance splendida, catalizzata dalla presenza del clone di Shaco, che va a terrorizzare e a dare agli avversari con il triangolo mistico di Box. E per Olaf è stata un'impresa di pulizia subito dopo. Grande azione! E di nuovo gli HG fanno valere la comunicazione, la coordinazione e delle team comp ben studiate. Tutto parte dalla suprema di Ornn e ci sono i primi controlli ad area. Ma è qui la cosa fondamentale, il terrore che arriva. Olaf, basso sì in salute, ma libero di continuare ad attaccare gli avversari. E Olaf basso in salute è solo felice. Sì, perché vuol dire avere più velocità d'attacco, avere più sustain grazie alla tua W. Non hanno i danni necessari, hanno tanto danno sostenuto i membri dei Cyberground. E il danno buff deriva soltanto da un Kha'Zix quando trova un bersaglio isolato. Non basta, non è sufficiente. Ricordiamo comunque che il drago è il terzo portato a casa in totale e che quindi siamo di nuovo a soul point per gli HG. E in tutto questo... In tutto questo, come vediamo, comunque uno spostamento di Ornn sulla costa centrale per provare a ingaggiare su quella misfortune. Arriva il knock-up, per quanto Galio provi a salvare la situazione, è già troppo tardi! Ingaggiato da Macrono di conseguenza, però. E Nine Pocket Pick prenderà un po' di tempo grazie al suo clone, che ovviamente provano a ignorare i Cyberground, ma comunque trova il terrore ad area e anche un po' di danno su Valkyrie. Quanto è molesto, veramente. Riesce ad essere veramente, veramente fastidioso. Vanno per il secondo messaggero. Ricordiamo che il primo era stato conquistato da Kha'Zix in solitaria, una volta evolute le chele. Stavolta invece il secondo, come nella partita precedente, verrà conquistato da parte degli HG. Se dovessimo scomporre gli elementi che formano la partita, una quadra kill per Shox, il primo messaggero da un lato e il secondo dall'altro, un sacco di draghi. Sembra che le tempistiche siano molto più simili alla prima partita di quanto i 3 minuti fa facessero pensare. Ci sono meno uccisioni, è quello che un po' trae in inganno. Siamo a 28 uccisioni a 20 minuti e prima invece avevamo un ritmo un po' più serrato a livello di fight. Qua invece sono un po' più basati sul kaitare, su provare a reagire, a rispondere o trovare qualche picco isolato. Anche perché stiamo comunque parlando di landa oceanica contro landa della nuvola di prima. Attenzione. Nine Pocket Pick ingaggiato, subito costretto al dash difensivo per portarsi sano e salvo a casa. Torniamo alla corsia centrale. Per adesso Shaco, grazie al GLP, non è messo affatto male dalla sua. Comunque può permettersi di continuare a controllare gli avversari, facendo da ottimo setup per Ash. Però vogliono ritirarsi. Vanno sul metodico, vanno sul tranquillo. Oh. Si rendono conto di essere comunque in vantaggio. La differenza di 3500 unità non è qualcosa da sottovalutare, soprattutto quando è nelle mani comunque di campioni che riescono a tenere sotto controllo la situazione, soprattutto contro la team comp avversaria. I Cyberground non scalano male nella loro totalità, ma non sono neanche un vero team da late game. Quello è vero, anche perché considerati i tiratori, è vero, Miss Fortune può vincere un team fight premendo R, ma ha bisogno di un setup. E quel setup Galio e Rakan potrebbero anche darglielo. Però deve avere la purificazione, deve baitare la suprema di Ash. Ci sono tanti se e tanti ma. Ash dalla sua invece, parlando di scaling, sapendo che Miss Fortune andrà ad impennare da subito verso la possibilità di critico, va a bypassare la lama del re in rovina, che sarebbe stato un ottimo spike da corsia, ma non era quello che interessava a Burger Flipper. Gama per gli amici.
Ricordiamo che trovandoci sul server da vivo. Occhio qui. Nuova crono, molto aggressivo nei confronti di questo Mordekaiser. Guarda qua come l'elmo adattivo riesce a portare così tanto. Lo stordimento va a segno. Va subito a lanciare il caprone dritto in testa. Nuova crono, prende tempo per quanto possibile contro Valkyrie, ma è nel reame dei morti. Krokmux trova la provocazione e Pocket Peak viene eliminato per mano di una maglia mezza di Rakan. Burger Flipper, ustione su di lui ed è un'altra kill nelle tasche dei Cyberground. Anche se è una double kill su Rakan. Tre vite trovate, quattro a breve con questa uccisione su Shox. Poveretto, mamma mia, si sono messi in quattro intorno a lui. E il povero Deja Vu è rimasto adesso da solo. Come prima, c'è anche il throw. Manca purtroppo il Balsamo Shuriken, quindi non riesce a trovare neanche l'esecuzione su MJRT. Che situazione eccentrica. Crolla la torre della squadra rossa in tutto ciò, in corsia centrale per mano dei minion. Giustamente Deja Vu aveva impostato quel push ed è arrivato in ritardo anche a causa di quello. Ok, teletrasporto, vogliono contestare. Qua nel frattempo vediamo quello che è il tentativo di furto che non è andato a segno. Nova Crono che vuole provare a ingaggiare, bellissimo il doppio knock-up che va a segno. Prende tempo Deja Vu. Nova Crono intanto ha eliminato il tiratore e ha preso tempo saltando via col balzo con Shuriken nel flash. Nova Crono trova un altro knock-up su Krokomux, ma non ha abbastanza risorse difensive per salvarsi da Push Infant. Nine Pocket Peak con il suo clone è riuscito a isolare MJRD, ma ora viene inseguito ed eliminato per mano di Push Infant. Provocazione fantastica su Olaf che prontamente cerca il seguimento con il Ragnarok, ma viene portato da Mordekaiser nelle grinfie di Push Infant. È una quadra kill per il jungler di Cyberground. Cosa sta succedendo? Sì, che cosa stanno vedendo i miei occhi? Throw e counter throw da parte di entrambi i team, ma qui sono gli HG che si dimostrano il team più determinato, ma a lanciare la partita dalla finestra. Questo è il barone Nashor gratuito per i Cyberground, non c'è neanche modo di contestare per gli HG. L'esecuzione è stata molto discutibile su più fronti. Intanto quella degli HG, ne parlavamo prima, è una composizione che vuole giocare front to back. Vuoi continuare a kaitare i tuoi avversari, vuoi mettere i tuoi campioni da split push nelle side lane, vuoi che il trittico centrale utilizzi Shaco per disingaggiare dall'ingaggio frontale, e invece stai lanciando supreme, teletrasporti, flash e barre degli HP in faccia al team nemico, che ringrazia e porta a casa. Barone Nashor adesso per i Cyberground, dopo quella che è stata una quadra kill da parte di Pushin, che ha ripreso così in mano la partita dopo quelle che erano state le uccisioni trovate da parte di Olaf. E nonostante la mannaia d'ossidiana, Olaf non può più dire la sua adesso. Purtroppo la selezione di Shaco, per quanto intrigante, va a limitare veramente tanto i pattern di gioco. È assurdo perché è come lo stanno giocando che non sta rendendo giustizia più che il campione in quanto tale. Si sta lanciando in mezzo al team nemico contemporaneamente con il suo clone. Quindi non fa neanche quell'opera di zoning nel dichiarare che il clone sia lì in mezzo. Qua tentativo di ingaggio da parte di Nuovo Crono, ma è già ben lontano Counter insieme a MJRD. Hanno la mano del barone dalla loro e quindi gli HG vogliono solo prendere un po' di tempo, ma comunque ti sei esposto non poco. Però comunque adesso non cappato, potrebbe essere rallentato prontamente. Olaf va all'ingaggio, prende tempo con il cronografo. MJRD però la toccata e fuga e va ad ammaliare e isolare Deja Vu. Per quanto sia stato eliminato, Rakan è cancellato all'istante! Shox arriva sul fianco finalmente, terrorizzano Valkyrie grazie al clone di Shaco. Deja Vu sta soltanto lavorando come bait vivente. Pushin alla fine eliminato, si è interrotta per mano di Nine Pocket. Burger Flipper, il DPS sembra essere sufficiente. Sì, ce la fa ad eliminare Mordekaiser. Cercheranno la chiusura su counter. Pericoloso farlo. Infatti i danni che Deja Vu riesce a piazzare non ma sono dai, così. Ma dai! Io non ho visto niente di tutto ciò. Sono stato accecato da una mosca. Cos'è successo, Roberto? No, praticamente Counter ha utilizzato tre volte la Suprema di Miss Fortune. Ok. Contemporaneamente. Capisco. Triplicandone così il danno, mentre Shaco e Akali erano intenti a fare il Baron in due. Capisco. Nonostante il Baron fosse già morto. Ok, sono successe cose. Torniamo in corsia centrale. Facciamo negazionismo. No, regia, ma come il replay? Facciamo finta di niente. Counter adesso, battute a parte, al di là della generosità dei suoi avversari, si è giocato questa schermaglia a livello di posizionamento in maniera ottima. Qui Ash riesce poeticamente
a portare a casa la vita di Mordekaiser. Qui avevano cercato l'azione congiunta ai danni di Miss Fortune, però Akali aspetta eoni prima del balzo con Shuriken. Shaco proprio cammina in faccia a Miss Fortune, muore Akali e torniamo live. Questo mi ha fatto male, è profondo. Però Counter è veramente bravo. Counter è veramente bravo, assolutamente. E ora voglio vedere come riesce a sfruttare questo vantaggio appena ottenuto. Perché tre uccisioni non sono roba da poco su una Miss Fortune. No, anzi. Adesso un tentativo di ingaggio da parte di Horn. Knock-up a vuoto, goal! Purtroppo. Letteralmente gol in mezzo a quattro avversari. Mordekaiser sta assediando sulla corsa superiore con un drago che sta per spawnare. Un altro drago dell'oceano, certo. Ma per gli HG è comunque soul point. Non lo so, Rick. Mi sembra inting, perché per adesso, per quanto sia soul point, per quanto le azioni, ecco di nuovo. Verdi ingaggia nei confronti di un Olaf che comunque utilizza la sua suprema per difendersi. Deja Vuz lì presente, bella la suprema di Miss Fortune per andare a zonare quella Kali. Deja Vuz però salta via contro Valkyrie nel reame della morte. Crocomux bassissimo in salute. Pucinfan ingaggia insieme al knock-up di Rakan. Shonks si salva per un soffio. Burger Flipper, per quanto di DPS ne abbia tanto, non basta contro questi Cyberground. Adesso in corsia centrale, per quanto le scatole di Shaco cerchino di dare giustizia, i danni sono tanti su Counter. Li obbliga a indietreggiare, buono, ma verso il drago, cattivo. Molto, molto negativo questo per gli HG. Adesso un drago oceanico verrà battuto in tempi brevi grazie ai danni mostruosi che Pushinfan riesce a tirare fuori. Nine Pocket Pick che cerca di isolarlo. Horn intanto il knock-up nei confronti di questo Mordekaiser. Burger Flipper non ha ancora di DPS necessario. Provocato, knock-upato immediatamente. E nuova crono, per quanto tankoso non prende abbastanza tempo. Crocomux nemmeno cade. E questa è una double kill per Miss Fortune. Counter, il suo team sta facendo ballare Counter e Counter sta offrendo la partita. Il suo posizionamento, il DPS che riesce a tirare fuori con questa Miss Fortune, forte ormai del 75% di possibilità di critico, e sta estendendo verso quello che sarà o rubavita o il 100% di critico. Cyberground sono un team completamente diverso rispetto alla prima partita e si sta manifestando di fronte a noi la totale estensione del loro potere. Siamo alla 60esima uccisione in 29 minuti, ok, di nuovo siamo nel caos, ma Counter che cosa non sta facendo con questa Miss Fortune? No, Crono purtroppo non ha ancora le risorse necessarie, nessun oggetto è voluto dalla sua. Per carità, è riuscito a prendere veramente tanto tempo, ok? Tankoso e molto tankoso, ma qui non c'era il follow up del suo team. Continua a non acquistare oggetti evolvibili. Già. E questo l'assurdo. Horn è così potente una volta superato il livello 12 proprio grazie a quegli oggetti evolvibili. Va detta una cosa però, dobbiamo considerare che tra il modo attivo e corazza spinata ci sono tante statistiche flat che vengono moltiplicate non solo dalla passiva ma anche dal drago della montagna che Olaf aveva rubato a inizio partita. Vero anche quello, ma deve cominciare a optare per qualche oggetto che si evolve, perché sì, quelli danno il grosso delle statistiche per Horn. Vicino al livello 15, quindi alla trasformazione di quello che è il frammento di infinito di Ash in un frammento incandescente, quello sarà uno spike importante, mentre Shaco con il tormento di Liandry comunque può obbligare gli avversari ad indietreggiare. La partita degli HG non è data per finita, anzi, finché mantengono le torri interne in piedi questa partita è ben lontana dal finire. Sono due team che sono paradossali in questo. Scambiano kill, si picchiano un sacco, ma le loro partite sono molto longeve. Qua. Vediamo quello che è il tentativo di conquista da parte di Cyberground della zona attorno al barone Nash. Crocomux spottata comunque da un lume presente nella giungla degli HG. E adesso giustamente i Cyberground premono per andare sul barone Nash. Vogliono costringere gli avversari in una posizione difficile. Qua Shaco prende tempo per quanto possibile. No, Crono trova il knock-up nei confronti di due persone di Deja Vu sul fianco per eliminare Counter, ma è stato semplicemente isolato e eliminato. Valkyrie nel frattempo porta con sé Nova Crono nel reame dei morti e Shox ora è rallentato. Burger Flipper cade per mano della suprema di Miss Fortune. Double kill per lei, double kill per Kha'Zix, e questo è un barone Nashor che tornerà molto comodo nei prossimi momenti d'assedio. Adesso vanno anche a obbligare Nine Pocket Pick ad indietreggiare. Barone verrà portato a casa, mentre Pushin si porta balzando verso l'obiettivo stesso. Sarà punizione, sarà Barone su 5 persone. Un'altra schermaglia vinta, Counter forte di un 11-4-8 su Miss Fortune. E da qui in poi è solo assedio per loro. Solo assedio.
e se facevano fatica ad assediare le strutture interne, ora hanno la mano del barone e 10.000 gold di vantaggio. Già, te l'ho detto, un vantaggio modesto non basta. Oh, ingaggiano. Ok, bel utilizzo della suprema difensiva da parte di Nine Pocket Pick, ma non ci si aspetta altro da parte sua. Oh, ma che bei danni che iniziano ad esserci da parte di Shaco. Sono tanti, ma non bastano. No, non più in questa fase di gioco, per carità. Però Shaco deve fare da abilitatore per il team, e questo non sta succedendo mai. Si stanno coordinando male intorno a un pick difficile da utilizzare come Shaco stesso, almeno in questa fase di gioco. Perché a differenza di uno Shaco giungla, Shaco AP support non è uno Shaco che puoi mandare in split push. Non è uno Shaco che può pulire un'ondata, andare a minacciare le strutture e comunque fuggire grazie all'invisibilità. Adesso giocano molto più difensivi, si rendono conto che il prossimo obiettivo è il drago per i Cyberground, che si stanno anche loro avvicinando al Soul Point. Questo rende tutto ancora più complicato, considerato che con la mano del barone e poi in futuro un possibile potenziamento del drago dell'oceano vuol dire dei teamfight, non dico vinti per assodato, però è veramente difficile gestire l'anima del drago dell'oceano. Se tu guardi anche gli inventari, devi comunque considerare che il DPS può arrivare in maniera continuativa da molti dei membri dei Cyberground e con un'anima, occhio. Bella la purificazione da parte di Miss Fortune. Shox adesso ha trovato fuori posizione, Pushinfar cercherà di isolarlo, Rakan trova il knock-up su più persone ed è il primo a cadere, però suprema di Miss Fortune per zonare Nova Crono e costringerlo al flash difensivo. Valkyrie tenta di isolare un bersaglio con la sua E, ma non ce la fa per un soffio. Nova Crono prende tempo, adesso inarrestabile, ma per quanto tanchi i controlli non tanchi i danni di questi Cyberground. Adesso in corsia centrale, porti anche del minion cannone potenziato dalla mano del barone, con Crocomox che va a zonare gli avversari e rimuovere visione. Cercava magari dei box per permettere ad altri minion di avanzare, ce n'è uno lì. Verrà provocato da counter, ma poco importa, counter è enorme. Già, e ha anche abbastanza rubavita per potersi permettere qualsiasi aggressione. Figuriamoci se teniamo conto anche dei draghi dell'oceano che lo rigenerano ogni 5 secondi. Shox attenta all'inseguimento su Valkyrie e Crocomox, ma i danni in entrata sono mostruosamente alti. Drago dell'oceano conquistato in tempo zero. Drago che viene portato a casa e già vu, quasi trovato la posizione, non isolato dal reame dei morti per un soffio nonostante l'animazione. Clone di Shaco che prenderà tempo terrorizzando due avversari, perché Flipper costretto a pesti passivo. Arriva il teletrasporto da parte di Horn per unirsi al fight, ma in una pessima posizione, e infatti subisce la serie di controlli infinita dei Cyberground. Qui gli HG hanno restituito a Valkyrie il favore della partita precedente con questo teletrasporto del top laner in mezzo al team avversario. Cyberground in controllo totale della mappa. E adesso giustamente pushano per l'assedio in corsia inferiore con Rakan che sta arrivando dalla corsia centrale. Non sarà in grado di accompagnare l'onda di minion, certo, ma poco importa quando Crocomox nel frattempo può andare a provocare Deja Vu, prendere tempo. E questo Olaf con il Ragnarok, nonostante tutto, andrà a cadere. Angelo Custode proccato. Sciolti! Distrutti, totalmente fatti a pezzi. Adesso Galio va per l'ingaggio e permette a counter la doppia uccisione. MJRD è riuscito a zonare Deja Vu, costringerlo a mandarlo in base e correre a casa da mamma, perché quale inibitore cade? E i Cyberground non tollerano il 2-0, vogliono l'1-1, vogliono la palla al centro con un knock-up finale e una provocazione su tre, clone incluso. Riusciranno adesso i Cyberground ad assediare le due strutture finali e aprire il Nexus, con Valkyrie che pur di portarsi a casa gli avversari li va a isolare nella fontana stessa. Cyberground prendono il punto e vanno per l'1-1. E quindi si arriva alla terza partita della serie, con le prime due sfotte in questo modo. Caos totale nella prima, caos totale nella seconda, un counter fuori di testa con Miss Fortune. Un totale di 61 uccisioni sul tabellone, a metà partita erano 50, non 60, sono 61 a fine partita. E dei Cyberground che sono risorti come le fenici dalle ceneri, dalla prima alla seconda. La prima molto confusionaria, cedono tanto terreno, provano a riprenderlo, ma non hanno gli strumenti per farlo. Stavolta vuoi Mordekaiser, vuoi Miss Fortune, vuoi Galio, vuoi Kha'Zix. Questa l'hanno giocata, passami la definizione, poi ovviamente la vado a spiegare meglio, la uso più in maniera goliardica che altro, come la classica partita da solo Q in Grandmaster. Hanno preso dei campioni solidi in grado di snowballare la mappa su ogni singola posizione e hanno giocato intorno a quelli.
Ma è giusto che sia così, è qualcosa di facile da eseguire e che sono riusciti a eseguire alla perfezione considerato tutto. Hanno tenuto sotto controllo gli obiettivi grazie a Mordekaiser che poteva isolare un bersaglio con il reame della morte. Non era spesso e volentieri nemmeno necessario, perché semplicemente, ok, c'è il drago, ingaggiamoli così che ne abbattiamo uno o due e possiamo fare il drago indisturbati. Ed è successo non una, non due, ma tre volte. Stiamo vedendo alcuni dei punti chiave con le conteste sugli obiettivi. Stavolta da lodare anche l'adattamento che c'è stato tra una partita e l'altra da parte dei Cyberground, perché si sono resi conto di quanto controllo stessero dando i membri degli HG a questi obiettivi nella fase iniziale e hanno risposto di conseguenza. Stavolta non è stata una conquista indolore quella dell'obiettivo. Stavolta l'obiettivo, pur essendo stato rubato da parte di Shox, ha portato uccisioni dalla sua. Sacrifichi il tuo support, non importa perché hai dato kill a Counter. Counter trovando quelle uccisioni, abbiamo visto poi a che livello di forza è arrivato. Itemizzando aggressivamente verso quella doppia MC spada a inizio partita, la fase di corsia è stata gestita con abbastanza D da essere comunque una fase da bullo di corsia, per poi transizionare verso la possibilità di critico istantaneamente, senza rallentare la propria build con le 4 lame di Doran. Questa è un'evoluzione della build da bullo di corsia di Miss Fortune. Niente 4 lame di Doran, 2 MC spade. Costano di più, ma fanno comunque il loro lavoro. E poi tutto si è trasformato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato. Poi tutto si è trasformato quando hanno cercato di impostare delle rotazioni per recuperare il mid game i membri degli HG, e stavolta purtroppo non avevano gli strumenti per farlo. Ornn è stato sempre isolato, non riuscivano mai a utilizzare Ornn come abilitatore di un teamfight. Stessa cosa si può dire di Shaco. Questo Shaco non veniva utilizzato come abilitatore da un teamfight e, come abbiamo detto, essendo Shaco support non poteva neanche split pushare. E diventando a conti fatti particolarmente inutile, perché non ha neanche vinto la fase di corsia. Ti ha garantito priorità in una certa fase di corsia, ma non è stato abbastanza. Non può essere sufficiente nel momento in cui arrivi nelle fasi di fight e Rakan ti porta così tanto a livello di ingaggio. Certo, una box può salvarti il fight come condannartelo a morte, dipendentemente dal momento in cui lo posizioni. Sì. E il clone torna molto utile a livello di disrupt grazie al Fear e comunque il danno d'area del tormento di Liandry. Non basta più a un certo punto. E che deve succedere qualcosa nel frattempo. Non puoi utilizzare quello come strumento e punto. Lo utilizzi, gli avversari ballano un po' intorno al tuo clone, lo vedono esplodere, sono tristi che hanno perso un ottavo dei loro HP e poi tornano a ingaggiarti. Ashe doveva fare DPS in quei frangenti e purtroppo Ashe veniva continuamente isolata, come stiamo vedendo anche in questi scenari qui. Ok, morto Rakan, ma tutto il resto del fight comunque da parte di Valkyrie, andando a isolare Burgle Flipper, ha bloccato immediatamente il DPS. Qui mancanza di comunicazione, Counter voleva utilizzare la propria suprema, ma Counter è servito poi poco per riprendersi da quanto appena successo, perché abbiamo visto le due uccisioni che gli avversari hanno deciso di regalargli. E qui penso onestamente che la regia si stia divertendo a farci male. Molto male, perché vedere Deja Vu e Nine Pocket Pick, che Nine Pocket Pick era pure sotto visione, quindi Counter sapeva perfettamente se stesse arrivando Shaco. Semplice attack move sul posto e dice ok, bene, correte mi faccia. È comunque una serie interrotta nei confronti di Akali, che le ha regalato tante quantità d'oro. E infatti da lì abbiamo visto il suo quantitativo d'oro impennare, la sua taglia impennare, passare dalle 150 unità che erano a 700 unità d'oro, completare un intero oggetto da critico appena tornato in base, poi Miss Fortune che si è portata sul 100% di critico. Adesso che bello poter chiudere le build al 100% con Rasoio della Tempesta invece che un secondo oggetto da fervore. I tentativi di ingaggio con la Suprema di Ornn c'erano pure, ma erano comunque portati avanti in maniera un po' disordinata. Provare a isolare un singolo bersaglio funziona una volta su 5. Sì, funziona soprattutto quando il resto del tuo team sta operando. Ma due fattori. Galio, lo stiamo vedendo in questo momento, provocazione fantastica che permette di isolare Ornn e quindi andare a negare anche la possibilità di contesa sull'assedio, ma poi Galio ha totalmente annullato Akali. Galio mid lane rende la vita di Akali un incubo dal mid late game, perché Akali vorrebbe assassinare qualcuno in quanto assassino, e per quanto la palissiano sia dire una cosa del genere, Galio ti impedisce di trovare un assassino. Quello scudo di Durand rende la vita di Akali non esistente in partita. E su Akali comunque abbiamo visto il primo pick della draft blue side degli HG, quindi comunque una Akali sulla quale avevano puntato tante risorse a livello macroscopico, che poi però non hanno fruttato niente.
Deja vu qui. Era partita la Suprema di Mordekaiser, è uscito dalla visione prima che si completasse l'animazione. Per un soffio, e nonostante qua Mordekaiser venga zonato, il teletrasporto di Horn in un momento in cui tutti i tuoi compagni erano già fuggiti via. Tutti! Sì. Sei stato abbandonato a te stesso e purtroppo con l'itemizzazione che hai selezionato sei finito male, proprio perché l'itemizzazione di Horn è così legata agli oggetti potenziati. Amplifica di tanto le statistiche che ottieni. Ed è gratis adesso, non è neanche di C1, sai come prima devo comprarmeli i potenziamenti. È gratis potenziare un oggetto. Non lo so, non so neanche che cos'altro avrebbero potuto fare i membri degli HG. Piccare un vero supporto competitivo potrebbe essere una risposta, perché comunque Shaco, molto divertente, tutto quello che vuoi, ma alla fine abbiamo visto i risultati. Immagina avere qualcosa di diverso, immagina avere una Leona in grado di forzare gli ingaggi su Miss Fortune, quanto avrebbe modificato l'esito di queste schermaglie. Non c'era nessuno che aveva accesso a Miss Fortune. Quindi Counter, molto bravo a posizionarsi, molto bravo a fare DPS, lo sappiamo che sono da sempre stati due dei suoi cavalli di battaglia in competitivo. Non puoi lasciare un giocatore così abile meccanicamente libero dai pensieri. Non puoi dirgli, vabbè, senti, non ti ingaggiamo. No, perché lui fa quello che fa, poi abbiamo visto qui in partita. Avevi Kali, ma con Galio come risposta era già tutto gestito alla perfezione. Bravi, bravi Cyberground, perché si sono ripresi molto bene dopo la batosta che hanno subito all'interno della prima partita. E adesso sono sull'1-1, ricordiamo è una già best of 3, quindi per accedere al turno successivo devi vincerne 2. E vi ricordiamo inoltre una cosa: vincere oggi non significa qualificarsi, perdere oggi non significa essere eliminati. Il tutto verrà deciso domani tra quelli che sono i turni di Loser Bracket e quelli che poi saranno nella giornata definitiva, quindi dopodomani, le fasi finali, quindi Winner Bracket e via dicendo. E niente, a questo punto direi che siamo con palla al centro e vedremo chi riuscirà a risolvere questa serie. Ma signore e signori, prima una breve pausa. A fra poco.